apertura, solita location, solita manifestazione, ma cambia molto perché cambiano i protagonisti di questa giornata, di questi due giorni, con Aperigusto d'estate, organizzazione Confarcinato Imprese Macerata, con il patrocinio del Comune di Civitanova Marche e con una regia ancora unica dopo tanti eventi, perché sono divisi in estivi ed invernali. Ce ne parlerà Riccardo Golota, che è responsabile ristorazione e pubblico esercizio di Confarcinato Imprese Macerata. Riccardo, sì, ben trovato. Grazie Marco. Siamo qui per la quarta edizione di Aperigusto. È la seconda estiva, che facciamo qui a Civitanova. Civitanova in realtà ne abbiamo fatte già tre, la prima nel 2014, poi l'anno scorso e anche quest'anno abbiamo ripetuto facendo la versione estiva dell'evento. Abbiamo avuto grande successo perché siamo passati da 21 locali la prima volta a 35 l'anno scorso, dove avevamo coinvolto anche i balneari. Questa volta siamo arrivati a ben 46 locali aderenti. Diciamo un grosso sforzo, ma un grande successo, perché significa che la vostra iniziativa piace e sta interessando veramente il territorio. Sì, la nostra iniziativa, questa è la dimostrazione che piace sia ai locali che ai produttori che partecipano in sinergia con i locali per le preparazioni che poi andranno a degustare i clienti all'interno di ogni locale, e piace anche al pubblico perché è stata richiesta e siamo ritornati. Grazie o per sfortuna degli azzurri avete dovuto cambiare in corsa un po' il programma, ma comunque la macchina della Confartigianato è riuscita ad organizzare il tutto in maniera impeccabile. La macchina organizzativa non si è inceppata, abbiamo spostato la diretta radiofonica di Radiolinea di un paio d'ore, già ce l'abbiamo come sottofondo che ci accompagnerà poi alle 21 per la diretta della partita, che verrà proiettata grazie all'aiuto del comune, che ci ha messo a disposizione uno schermo gigante all'interno del Largo Caradonna, quindi di fronte all'ex fiera. Adesso tu ci accompagnerai a degustare questi aperitivi, questi prodotti tipici, faremo tutto un bel giro, guarderemo la Nazionale Azzurra e poi tireremo ancora con te le somme di questa giornata, va bene? Assolutamente sì Marco, andiamo. Allora andiamo. Dime Sofia, come ti mira, dime come ti mira. Mira Sofia. Siamo con Francesco Murasso del Licking Natural Café in piazza 20 Settembre a Civitanova, che ha aderito a questo progetto firmato Confartigianato, sicuramente una bellissima iniziativa. Direi proprio di sì, di solito Civitanova risponde sempre con grande entusiasmo, speriamo che stasera anche, insomma, non stiamo tutti a vedere la partita, ma vengano anche qui a vederla e a degustare delle leccornie che abbiamo preparato proprio per questa occasione. Insomma, siamo qui l'amico Luciano per quanto riguarda, insomma, il prodotto di beverage, quindi la birra Bishop e alcune altre proposte che noi, insomma, abbiamo tutti i giorni per quanto riguarda cantine che collaborano con noi, e l'aperigusto stasera in particolare con un aperitivo cena servito con insomma del prodotto locale, prodotto a chilometro zero, salumi, formaggi, ma anche un'occhiata a strizzare l'occhio sul pesce, magari, quindi baccalà, quindi salmone, quindi crudi di pesce, insomma, chi più ne ha più ne metta, ma sicuramente noi non mancheremo di assaggiarlo. Grazie, buon lavoro. Sì, grazie a voi, grazie, buona serata a tutti, grazie. Prelibatezza del mare e della terra, abbinate ad un ottimo bicchiere di birra, fresca ci vuole anche oggi, firmata Bishop Birre Artigianali. Abbiamo con noi Luciano Lisi che ci presenta il suo prodotto che rientra in questa giornata organizzata con Confartigianato. Ciao Luciano. Ciao a tutti, salve. Diciamo un bel bicchiere di birra oggi doppiamente utile, no? Sia perché fuori fa caldo, ma soprattutto abbinato anche a questi ottimi prodotti. Esatto, questa birra possiamo abbinarla tranquillamente con quello che vedete, quindi con i legumi, con il baccalà, con il pesce in generale, e anche perché le temperature lo permettono, un buon bicchiere di birra rinfrescante fa sempre bene. Lo ricordiamo, dove siete? L'azienda noi ci troviamo a Corridonia, ma potete trovarci in molti punti, tra cui Civitanova, Macerata, Corridonia e in diversi punti nelle Marche, anche qui al Licking Natural Café ovviamente. Quindi Bishop, la birra che rinfresca. Esatto, Bishop. Mira Sofia.
Siamo con Alex, il barman del Caffè Maretto, protagonista di questa tournée a Perigusto firmata con Partigianato. Chiaramente il bancone dell'aperitivo è molto invitante, abbinate dei cocktail particolari. Sì, facciamo delle cose tipiche marchigiane per questo fine settimana. Abbiamo scelto i vini sgrassi, abbiamo preso gli gnocchi alla papera, insomma cose un po' più ricercate, insomma, che qua nelle Marche andiamo, siamo fieri. Per i cocktail invece abbiamo preferito di mantenere un po' la linea classica, quindi il classico spritz leggero per l'aperitivo, oppure qualcosa di più particolare, facciamo dei cocktail con la Martini, con qualche prodotto più selezionato, amarognolo, ma sempre da aperitivo, comunque non troppo forte. Comunque sempre molto molto variegato, come possiamo vedere proprio alle nostre spalle, quindi non ci resta altro che assaggiare. Sì, assolutamente sì. Come ti mira, dimmi come ti mira. Mira Sofia. Siamo con Giuliano De Santis qui al Bar Renzetti, presidente dell'Asso Ittico, che ha, diciamo, supportato sin da subito questa iniziativa per far vedere il prodotto di qualità che arriva a chilometro zero sui tavoli di Civitanova Marche. Sì, è vero, abbiamo aderito volentieri a questa iniziativa come Asso Ittico, che è l'associazione commercianti che compriamo qui all'ingrosso Civitanova, proprio perché vogliamo dare lustro al pesce nostro locale e valorizzarlo un po'. Ringrazio quindi la Confartigianato di questa bella iniziativa, la Renzetti che appunto ha accolto il messaggio nel fare questo bellissimo aperitivo usando un prodotto garantito, a chilometri zero, tracciato. Quindi è importante lanciare questo messaggio come Asso Ittico e anche come mercato ittico all'ingrosso di Civitanova. Quindi questi aperitivi, questo pesce che riusciamo ad assaggiare qui sulle tavole civitanovesi, deve essere assolutamente un pesce DOC, possiamo dire. Sicuramente sì, sicuramente sì. E anche un semplice aperitivo con il pesce locale fresco a chilometro zero prende una vitalità tale che fa la differenza. Sempre in tema di prodotto di qualità, siamo con la signora Luisa Ferraccioni, responsabile asta del mercato. Diciamo, con il presidente si deve mangiare il pesce locale perché è un pesce di qualità. Sì, noi promuoviamo appunto il prodotto locale e vendiamo solamente il prodotto locale al mercato ittico proprio perché conosciamo le qualità organolettiche e quindi anche l'aperitivo, partendo da un prodotto ittico comunque, diciamo, povero. Cioè, non un pesce di primissima qualità. Esatto, si può anche creare un aperitivo di ottimo gusto. Complimenti alla Confartigianato che ha dato questa bellissima vetrina al territorio. Sì, infatti la ringraziamo anche per aver promosso il nostro marchio e far conoscere anche il mercato ittico e l'asso ittico a chi magari non ci conosce. Noi appunto stiamo qui nell'area portuale e tutte le mattine vendiamo prodotto ittico locale sbarcato dalla nostra flottiglia, che è una quarantina di pescherecci, e niente, garantiamo come mercato la qualità, qualitativamente appunto il prodotto, perché comunque facciamo i controlli sanitari e anche il controllo sulle pezzature, quindi rispetto della legalità nella vendita del prodotto. Grazie. Prego. Correndo e mangiando da Vaimo a Civitanova Marche, un aperitivo, diciamo così, solo a guardarlo ci fa venire voglia, con il signor Giuliano De Santis che ci spiega e ci illustra la particolarità di questo aperitivo firmato a Perigusto, ovviamente. Beh, qui siamo in un discorso di eccellenza e Franco e tutto il suo onorato staff qui presente ha dato veramente lustro a questa presentazione, rispettando il nostro territorio, quello che appunto è la valorizzazione del nostro pesce, e qui a fianco abbiamo anche la rappresentanza del mercato ittico e io come Asso Ittico, cioè i commercianti che garantiscono il prodotto fresco, una tracciabilità garantita, e tra l'altro anche qui il signor Franco è un associato Asso Ittico. E beh, è chiaro, siamo qui valorizzando queste bellissime cozze a chilometro zero, il merluzzo, le alici fatte in un certo modo, fantastico, il calamaro, insomma è una garanzia di avere del pesce fresco buonissimo a chilometro zero nel contesto di una tracciabilità. Quindi anche in un semplice aperitivo Vaimo ha dato lustro
al concetto che per noi è molto importante, questa valorizzazione. Grazie Presidente, se Franco mi dà l'ok, io per verificare che sia veramente a chilometro zero, caro Massimo, rimani collegato e direi che lo facciamo proprio a 10 centimetri questo passaggio. Sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón. Sigo viendo aquel momento. Siamo con l'assessore al commercio Francesco Peroni, Civitanova ancora una volta, grande dimostrazione di operatività e organizzazione con grandi eventi, assessore. Sì, noi ci abbiamo messo del nostro, insomma, per far ritornare la Confartigianato qui a Civitanova con questa terza edizione di Aperigusto. È un'edizione sempre in crescendo, abbiamo visto che già ieri sera il successo c'è stato, sicuramente questa sera bisteremo alla grande, partita permettendo, insomma, comunque ci siamo, Civitanova c'è sempre, rispondiamo, è sempre attiva e l'amministrazione è contentissima di tutto questo. Stasera anche notte dei saldi, quindi per continuare fino a tarda serata, quindi un territorio che si muove bene. Sì, anche questa è un'edizione ormai, insomma, consolidata da parte dei commercianti di Civitanova sotto le stelle e ci siamo anche per questo. E con Riccardo andiamo a scoprire il momento del gusto, una particolarità del nostro tour, del nostro percorso, sempre targato, autografato con Partigianato in questo pomeriggio. Che cos'è il momento del gusto, Riccardo? Allora, anche in questa edizione abbiamo preso il marchio Momenti del Gusto, quindi questo marchio certifica il nostro evento, perché nel nostro evento, oltre a valorizzare i locali della città dove andiamo a fare l'evento e i produttori della provincia di Macerata, facciamo anche dei momenti guidati. Qui al Gagliano abbiamo uno di questi momenti guidati, dove ci sarà l'asso ittico che presenterà i piatti che fanno in questo stabilimento balneare ristorante pizzeria Gagliano, che sono nostri soci e soci anche dell'asso ittico del mercato ittico di Civitanova. Quindi adesso andiamo a scoprire proprio i piatti grazie ai nostri maestri. Presentazione del piatto da Gagliano, intanto iniziamo con un pane lievito madre, farina semi-integrale come potete vedere, oltre appunto al nero di seppia. Poi specialità che sempre il nostro Giuliano e Luisa ci vanno a raccontare. Sì, qui è evidente proprio un prodotto locale, diciamo anche alla portata di tutti, questo è bello. Ringrazio anche qui, diciamo, l'organizzazione Gagliano appunto, che ha inserito questo contesto, quindi il pesce azzurro, chilometro zero, abbattuto, ecco, questo è molto importante che si capisca a casa, che il pesce azzurro deve essere abbattuto, è anche un prodotto che il mercato ittico appunto garantisce con i controlli sanitari, veterinari, quindi Luisa qui mi conferma, quindi è un bel discorso tracciato che va consumato e anche perché fa bene, ha molte proprietà benefiche, omega 3 e quant'altro. Sempre abbinato ovviamente ad un ottimo vino locale della cantina Ciuciù. E all'Info Point vi facciamo conoscere questi splendidi ragazzi dell'IS Matteo Ricci di Macerata, di indirizzo turistico, e sono? Alessio, Rebecca, Alessia. Allora Alessio, portavoce ufficiale, praticamente è un'esperienza bella questa per voi che siete impegnati nel turismo grazie a Confartigianato. Sì, un'esperienza fantastica che ci permette di stare a contatto con la gente e soprattutto turisti. Grazie, turisti. Buon lavoro. Grazie. Cuando era pequeño, sin preocupación, en el corazón. Pausa nazionale azzurra al capolinea ristorante D'Antò con Giorgia e Diego, che anche loro stanno respirando perché questa nazionale che è ancora sullo 0-0, noi però l'aperigusto ce lo siamo gustati, cara Giorgia. Vuoi raccontarci che cos'era previsto qui al capolinea per l'aperigusto di Confartigianato? Sì, questa sera abbiamo preparato per chi gradiva delle olive ascolane, cremini, poi abbiamo preparato dei crostini con degli alici marinate. Buone, ho assaggiato, buonissime. Una stuzzicheria molto golosa come il ragno fritto, che noi facciamo, peschiamo direttamente, sfilettiamo, impaniamo, che è la nostra specialità. Poi abbiamo continuato con delle bruschettine con alici marinate. E infine ciauscolo, una focaccia con ciauscolo e oliva verde. E tutto bagnato con il classico vino del territorio. Sì, cantina Santa Barbara, Stefano Antonucci, un verdicchio e levaie.
E allora adesso noi continuiamo, assaggiamo altre particolarità del capolinea ovviamente, e più tardi per il pit stop conclusivo. Delusione sicura per la sconfitta della Nazionale Azzurra. Abbiamo fatto un lungo pit stop di Aperigusto, però siamo tornati con alla bussola con Gianni, lungomare nord di Civitanova. Alla bussola è andata sicuramente bene, strapieno, quindi abbiamo vinto qua. Sì, un po' d'amarezza, poca voce, però vi è andata così, ce ne faremo una ragione. Assolutamente. Però, parlando degli aspetti positivi della giornata, possiamo dire che il nostro evento, il nostro Aperigusto è andato veramente molto bene, un'ottima risposta degli ospiti che sono sempre impagabili. Nonostante qualche pit stop lungo la strada, la bussola è andata alla grande, complimenti. La bussola c'è, grazie. Grazie Gianni, grazie a voi. Grazie. Siamo partiti nel nostro lungo pomeriggio da Piazza 20 Settembre e arriviamo a Piazza 20 Settembre a chiudere questa edizione estiva di Aperigusto, un altro grande successo firmato con Partigianato, Riccardo Golota e il suo staff che hanno loro vinto stasera, magari l'Italia purtroppo ha perso, però Confartigianato e tutti coloro che hanno partecipato a questo progetto sono risultati vincitori con un grande successo di pubblico e di partecipanti, Riccardo. Marco, purtroppo quello che dice è vero, l'Italia ha perso, ma noi come Confartigianato e come locali qui a Civitanova abbiamo vinto perché abbiamo fatto una bellissima iniziativa dove i 46 locali hanno fatto questi aperitivi con prodotti tipici, c'è stato un grande afflusso di pubblico, la pausa della partita tutti l'hanno gustata o dentro i locali oppure... Gustata e degustata nei vari locali o tramite il maxi schermo messo a disposizione dal comune. Adesso c'è rimasto solo le ultime due ore dedicate allo shopping, quindi con Civitanova sotto le stelle. Per noi abbiamo finito qui, però siamo molto soddisfatti, spero che anche il pubblico che ha partecipato sia... Un grazie a Confartigianato che chiaramente ha progettato insieme a voi che siete stati i fautori sul campo dell'iniziativa e un grazie a tutti coloro che a Civitanova stanno credendo edizione dopo edizione a questo vostro progetto nato e ideato proprio da voi. Grazie a tutti e ci vediamo alla prossima edizione di Aperigusto. Da Civitanova Marche è veramente tutto, per Planet Moda Marco Moscatelli, ciao!